Michael Jackson in primo luogo perché sono innamorato della sua musica, questa è la ragione principale. E poi perché non vedo qual è il. Non vedo la cosa strana in questo, perché è proprio della tradizione del jazz da sempre di suonare le canzoni della musica pop dell'epoca, cioè sono gli anni 30, suonavano le canzoni che si suonavano allora, tipo che ne so, Allman River, Too Swell. Negli anni 50 suonavano tutte le canzoni dei musical di Broadway, è sempre stato così. Rollins negli anni 60 suonava brani di Stevie Wonder. Michael Jackson, tra parentesi, l'ha inciso Lester Bowie dell'Art Ensemble of Chicago, ha fatto Thriller di Lester Bowie, sulla cui versione ci siamo basati, tra l'altro. E così via, non so, è pieno di musicisti, Miles che suonava Human Nature, no? Che, quindi non è una cosa fuori del comune, non, magari, allora sarei il primo, no, è già stato fatto e strafatto. Beh, siamo, non è che siamo poi così tanti, siamo in 12 tutto sommato. Ovviamente ci sono delle parti scritte, ci sono degli arrangiamenti, perché ci sono degli spazi solistici. Comunque ci siamo tenuti molto, siamo rimasti molto fedeli all'originale, il ritmo, eccetera, eccetera, in certi casi anche all'arrangiamento. L'unica cosa, non c'è il cantante, sono io che faccio i temi. E comunque, chi non conosce Michael Jackson e lo vede solo come, non so, il cantante per ragazzini degli anni 70, dovrebbe sapere che gli ultimi dischi di Michael Jackson sono pazzeschi, sono interessantissimi musicalmente, oltre ad essere molto belli. Infatti la sua produzione la ultima produzione sua è un po', sta un po' alla sua musica, come gli ultimi due o tre dischi dei Beatles stavano alla musica dei Beatles, cioè White Album e Let It Be, no? Più o meno il rapporto è lo stesso. Ci sono, per esempio, noi facciamo un brano suo di Michael Jackson, scritto da lui, che si intitola Little Susie, che potrebbe essere stato scritto da Kurt Weill, per esempio, cioè un valzer con un testo sempre suo, incredibile. Lo ascolteremo con piacere. Grazie. Speriamo di suonare bene.